Diamo il benvenuto ad Andrea Baron, Managing Director di MFS Investment Management, al quale vogliamo chiedere, in relazione a quello che è il contesto di mercato, anche l'anno appena iniziato, come si colloca la vostra proposta commerciale? La nostra proposta commerciale si colloca basandoci su un'analisi dei fattori tipici di un ciclo economico. Se noi andiamo a vedere dove ci troviamo all'interno di questo ciclo economico, ecco, siamo sempre più prossimi alla fine di questo ciclo economico. Una serie di fattori, tra cui il debito complessivo, ma anche il debito soprattutto aziendale. Vediamo attività di fusione ai massimi storici, pagando dei multipli in parte anche eccessivi. Vediamo poi infine anche piena occupazione negli Stati Uniti, abbiamo visto un ciclo di rialzo dei tassi di interesse, senza però inflazione al tempo stesso. Questo comporta che il nostro approccio nei nostri portafogli è un approccio molto difensivo, siamo già pronti, diciamo, ad affrontare mercati più volatili, mercati più difficili, concentrandoci su quelle società che offriranno maggior stabilità, che avranno un business model sostenibile nel tempo e soprattutto che saranno in grado di produrre liquidità a sufficienza, appunto, per affrontare mercati più difficili. Per quanto riguarda la proposta commerciale di quest'anno, quindi queste soluzioni più difensive, ma soluzioni soprattutto legate a una maggior flessibilità, dove affianchiamo a un investimento equity anche la possibilità di utilizzare in piccola parte la parte più liquida del mercato corporate, ma soprattutto anche molta liquidità. Una liquidità che ci aiuterà poi, quando i mercati correggeranno nelle varie asset class, ad acquistare a prezzi decisamente più bassi appunto le società di qualità alle quali teniamo e alle quali vogliamo investire per un ciclo molto molto lungo e sostenuto. Grazie mille. Grazie a voi.